tutte le materie prime utilizzate per la produzione di questo sacchetto sono state analizzate. Parliamo di colori, inchiostri, finestra e carta, e sono tutte quante certificate come biodegradabili e compostabili. La scelta che ha fatto Unicoop Firenze in questo caso specifico permetterà di immettere 65 tonnellate all'anno in meno di plastica e di avviare 194 tonnellate di rifiuti che prima erano indifferenziati al riciclo. Ecco i nuovi sacchetti in arrivo in tutti i reparti forneria e gastronomia Coopfi, ad esempio per il pane appena sfornato. Addio alla plastica e ai materiali per cui era difficile fare la raccolta differenziata. Queste buste ora sono amiche dell'ambiente. Unicoop Firenze accelera ancora sulle scelte verdi dopo aver detto stop alla vendita di stoviglie usa e getta in plastica. Tutti gli incarti sin qui utilizzati per il confezionamento dei prodotti nei vari reparti, in maniera particolare freschi, forneria e gastronomia su tutti per questioni di consumi, fino ad oggi erano composti da più materiali, nella maggior parte dei casi carta e plastica, con la particolarità di dover essere separati per poter essere smaltiti. La variazione che abbiamo apportato e l'innovazione che abbiamo apportato consentirà ai nostri soci, ai clienti, di poter smaltire i nuovi sacchetti con un unico atto, gettando direttamente il sacchetto o nell'umido oppure nella carta. Unicoop Firenze è riuscita ad ottenere su questi sacchetti e quindi su tutti gli incarti la certificazione OK Compost di TÜV. TÜV è un ente di certificazione internazionale che permette tramite il logo OK Compost di rendere e di riconoscere come compostabile un prodotto nell'intero mercato europeo. I processi di certificazione sono generalmente medio-lunghi, proprio perché l'ente, prima di rilasciare la certificazione, ha necessità di fare molti test e molte analisi di laboratorio. OK Compost Industrial sta a certificare che questo sacchetto è compostabile, ma solo a livello industriale. E allora basterà buttare questi nuovi sacchetti nella raccolta della carta o dei rifiuti organici, ma non nella compostiera fai da te di casa. Facciamo anche chiarezza sui termini. Cosa vuol dire biodegradabile e cosa compostabile? La differenza sta nei tempi. Un composto organico biodegradabile si deve decomporre per mezzo di agenti fisici, quale la luce o batteri, in un tempo massimo di 6 mesi. Mentre un prodotto, oltre ad essere biodegradabile, si dice compostabile quando la sua disintegrazione avviene in un tempo non superiore alle 12 settimane. Il rispetto dell'ambiente quindi passa anche dal supermercato e dal sacchetto.